Intanto do il benvenuto all'Aquila. Non so quanti di voi erano stati già in questa città, magari nessuno o quasi. Va bene, qui ci troviamo davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, che è una delle chiese più importanti dell'Abruzzo. È una chiesa che ha caratteri gotici e romanici. Nasce all'inizio del 1200, ma effettivamente come chiesa, così come la vediamo attualmente, inizia ad essere costruita nel 1287 per proseguire nella facciata fino intorno al 1400. È un edificio che è importante per vari aspetti, non soltanto di tipo architettonico, artistico, ma anche perché è una delle chiese in cui è stato incoronato Papa, anzi delle poche chiese al di fuori di Roma in cui c'è stato un'incoronazione papale, in particolare di Pietro Celestino, diventato poi santo, per ricordarvi meglio, il Papa del Gran Rifiuto, di dantesca memoria, è stato incoronato qui ed è una delle poche chiese, anzi l'unica al mondo, al di fuori delle quattro chiese che sono a Roma, che ha una porta santa. Perché così, tanto come informazione storica, Celestino V fu il primo Papa che fece un giubileo annuale, cosiddetta la perdonanza, che ogni anno viene ripetuta ad agosto qui all'Aquila, e fu un po' l'idea che poi venne presa da Bonifacio VIII nel 1300, qualche anno dopo, per fare i giubilei, quelli che conosciamo attualmente. Ci troviamo all'interno della Basilica di Collemaggio con i ragazzi dell'ingegneria di Napoli, Federico II, a visionare quelle che sono state le tragedie che il terremoto ha portato nel 2009. All'interno della struttura tutti i ragazzi stanno prendendo nozioni dai dovuti ingegneri e tecnici e della stessa protezione civile e dei vigili del fuoco. Oggi è una giornata importante perché insieme all'associazione Apotema e anche grazie all'ausilio della Federico TV, la web universitaria, possiamo illustrarvi quello che ci rimane dopo questo terribile terremoto. Siamo all'interno della Basilica Collemaggio con l'ingegnere Salzano della Federico II di Napoli. Ingegnere, siamo qui stamattina con l'associazione Apotema, noi abbiamo questo onore di stare anche noi a visionare la zona. I ragazzi cosa stanno apprendendo dalle nozioni che sta dando l'ingegner Micone della Protezione Civile? Allora, praticamente gli studenti stanno vedendo sul posto quello che sono stati i danni consecutivamente all'evento sismico di Abruzzo, che è giusto toccare con mano e vedere non solo in TV quello che sono i danni, pure perché essendo giovani alcuni laureandi, è giusto vedere quello che poi il futuro della professione, delle problematiche che la futura professione può intercorrere. Quindi adesso stiamo visitando la Basilica che ha subito molti danni ed è stata messa in sicurezza e aperta al pubblico in maniera molto veloce, e dopo andremo a vedere quel che è il centro storico, che praticamente è stato martorizzato dal terremoto, con i danni non solo strutturali ma anche quei danni che sono sociali, della vita comune di tutti gli aquilani. Perfetto. Ingegnere, questa è la seconda volta che i ragazzi dell'ingegneria si trovano in questa zona distrutta dal terremoto. È un evento che lei crede molto importante, perché dovrebbe un po' essere anche fatto più volte in questi anni? Chiaro, perché secondo la mia visione, durante il percorso formativo di un ingegnere, di un ragazzo che poi un domani farà la professione di ingegnere strutturista, specialmente la maggior parte siano strutturisti, toccare con mano e vedere i danni dal vivo, quello che può causare un terremoto e quello che può causare una cattiva progettazione degli edifici e di tutte le strutture, è giusto prendere consapevolezza di quello che è l'importanza della professione tecnica in futuro dei giovani. Quindi è cosa buona e giusta ripetere queste visite in modo tale da sensibilizzare tutti gli animi e le coscienze degli studenti. Perfetto, ringrazio l'ingegnere Salzano. Ci troviamo all'interno della Basilica di Collemaggio. Scritto, noi abbiamo preparato una targhetta per ringraziarla della generosità e dell'ospitalità e l'attenzione che ci ha dedicato nello spiegarci le problematiche che ha avuto la Basilica. Quindi la ringraziamo per questo, e questo è un gesto simbolico ovviamente. Ma io vi ringrazio, spero che possa essere, diciamo, una buona esperienza per il vostro inizio del professionale, e mi auguro che appunto possiate dare anche voi una mano a questa città
così martoriata. Architetto, quanto è importante la presenza di questi ragazzi di ingegneria oggi in questa basilica e in questa zona che è stata distrutta nel 2009 da questo terremoto? Ma guardi, è fondamentale perché è stata una situazione talmente grave e talmente particolare e unica in Italia, perché non si ripeteva da tantissimi anni, cioè un confronto di un sisma simile possiamo averlo soltanto col 1908 di Messina, però erano tutt'altre situazioni, era aspetti sia di società che tecnologici completamente diversi. Qui invece abbiamo appunto un sisma importante, una città che è stata distrutta e una tecnologia che è molto più avanti rispetto a quell'epoca, e quindi il rispetto non soltanto di un tessuto urbano ma anche di quello che è il singolo monumento, il singolo edificio, è importante che ci sia, ed è importante che futuri professionisti quali voi sarete capiate e conosciate un po' queste cose per approfondirle. Certo, quanto è stato importante l'utilizzo delle nuove tecnologie che oggi ci stanno per preservare questa struttura? Ma è stato molto importante intanto per fare questi interventi che, come dicevamo, sono provvisionali comunque, perché appunto è un qualche cosa che sta mantenendo le strutture in attesa che si possa intervenire con il definitivo. Ed è importante anche perché questo definitivo sta portando delle tecnologie che non è che non si conoscessero, ma magari erano poche utilizzate o utilizzato per altro. E questo mi riferisco per esempio a poter cominciare a vedere dei progetti che sono in fase di realizzazione, dei dissipatori sismici, di elementi particolari che non vengono più utilizzati soltanto per il nuovo, ma vengono utilizzati anche per l'edificato storico. E questo è un elemento importante. Grazie architetto. Grazie innanzitutto per essere qui così numerosi. Non mi riferisco ai ragazzi di Napoli che sono venuti in Puglia già stamattina, ma anche ai colleghi di Milano. Qui voglio fare un grosso ringraziamento per essere qua, quindi a Marco Carlini che è il loro rappresentante, e la sua presenza sta anche a rappresentare la vicinanza tra noi studenti napoletani e aquilani, e la nostra vicinanza nei vostri confronti, e quindi vi ringraziamo, diciamo, per questo. Grazie mille. Permettetemi di ringraziare innanzitutto il professor Mauro Dolce, che ci ha fatto un enorme onore ad essere qui, perché per la delicatezza e la responsabilità del ruolo che ricopre e per l'uomo di scienza che qual è. Quindi dopo ascolteremo con molta attenzione il professor Dolce, quindi cogliendo tutti gli aspetti, diciamo, delle sue parole, quindi l'importanza tecnica e scientifica del suo discorso, ma anche diciamo, cogliendo la responsabilità che ha avuto il professore, quindi qual è l'uomo d'azione di gestione delle emergenze. Voglio ringraziare il professor Prota, che grazie al quale siamo qui, e ha organizzato attraverso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, quindi le LUIS, questa nostra visita. E poi un ringraziamento va al dottor Gerbi e Campagna di Cineas e Fintecna. Ultimi, ma non certamente dell'importanza, il rappresentante degli ordini professionali dell'Aquila, quindi l'ordine degli ingegneri, l'ingegner De Santis, e l'ordine degli architetti, perché Conti che sta arrivando. Buonasera a tutti, porto il saluto dell'ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila. Siamo al secondo appuntamento, circa due anni fa stavamo nella stessa sala, forse non con le stesse persone, studenti. Alcuni sì, alcuni no, però diciamo, è importante ripetersi di questi eventi di scambi culturali, ma non sono solo scambi culturali, ma sono scambi di valori, di esperienze che purtroppo noi ad Aquila stiamo facendo sul campo, perché abbiamo avuto il sisma del 2009. Voi per ai fini conoscitivi, ai fini didattici, scientifici, perché questo è un terremoto particolare, questo l'avete potuto vedere visitando i cantieri del centro storico, il centro storico, l'Apsus Frediano, potete aver visto che significa il livello del danno che ha avuto, ha provocato questo sisma.
Parlavo prima cantieri, mi sono sbagliato perché forse solo qualcuno che ha potuto iniziare in modo in virtù di qualche OPCM. Purtroppo il centro storico è totalmente fermo, è totalmente abbandonato. Ora sono 3 anni e mezzo e questo porterà ancora un ritardo a un tessuto, rivitalizzazione del tessuto sociale di questo territorio. Da un punto di vista vi dico subito qual è il problema. Credo che proprio l'analisi degli aggregati, l'analisi proprio dell'NTC 2008 da applicare a questi edifici, a questi aggregati, credo che creerà diversi problemi che oggi si stanno sottovalutando da un punto di vista tecnico-scientifico. E questo vi ho chiesto dopo l'andata via della Protezione Civile al commissario, ora al ministro Parca, però finora non c'è stato effettivamente un riscontro tecnico-scientifico come c'è stato nel periodo del 2009 con il professor Mauro Dolce, con il professor Gaetano Manfredi e con il professor Bernardo De Bernardinis. Lei ovviamente, essendo come dire, il padrino di questa iniziativa, credo che la confermerà anche eventualmente in successive tragedie dovessero verificarsi, speriamo di no. E comunque volevo chiederle, dall'esperienza di questi giovani, che qualcuno ha apprezzato questo intervento, mi pare di aver inteso, lei cosa trae come prospettiva futura? Ma innanzitutto per il progetto Case vorrei dire che ogni terremoto ha una sua caratteristica e ogni terremoto ha le sue soluzioni. All'Aquila sembrava la soluzione giusta, poi secondo me non è ancora il tempo per giudicare se è stata e se sarà la soluzione giusta. Dal punto di vista ingegneristico è un'operazione eccezionale e ha fatto scuola, ripeto, dal punto di vista ingegneristico in tutto il mondo. Vedremo, ai posteri la tua sentenza. Per quanto riguarda i ragazzi, visitare i luoghi in cui c'è stato un terremoto, al di là di tutta la tristezza che porta un terremoto, ma per un ingegnere è fondamentale per non ripetere gli errori che i costruttori, gli ingegneri, chi ha seguito i lavori ha fatto nel passato, anche perché queste lezioni sono apprese e sono riportate nella normativa, ma vederle dal vero è tutt'altra cosa e sono cose che rimangono impresse nella mente e entrano nel DNA del progettista, per cui è fondamentale veramente portare i ragazzi a vedere quali sono stati i danni, i motivi per cui si sono verificati certi danni e per non ripeterli.
Thank you.